una prima edizione importante di Go Japan Film Festival, che riporta il cinema giapponese contemporaneo qua a Firenze, che si svolge in due giornate con 4 film, una degustazione con un seminario di sake che si terrà oggi e domani, un ospite speciale che è un po' anche la madrina del nostro festival, l'attrice giapponese naturalizzata italiana Juni Ichikawa. Finalmente il Giappone è tornato a Firenze e la risposta del pubblico è stata direi ottima, sia sabato che domenica per i film, ma anche per gli eventi collaterali che abbiamo realizzato, di cui l'evento Conferenze Sake, che ha registrato il tutto esaurito in neanche una settimana da quando abbiamo fatto l'annuncio. L'incontro che abbiamo creato all'interno del Go Japan Film Festival aveva l'intento di aprire una finestra su una tradizione giapponese ancora poco conosciuta, un primo percorso conoscitivo di questa bevanda millenaria e tradizionale giapponese, il sake. Anche oggi abbiamo avuto una grandissima risposta grazie anche alla presenza della nostra ospite Juni Ichikawa per l'evento di kimono vestizione, e questo ci dà grande fiducia, grande speranza, che anche molte aspettative che speriamo anche di portare a termine per il prossimo anno e negli eventi futuri. Io sono molto onorata di essere qua e ringrazio coloro che mi hanno invitato. Ho avuto questo piacere e onore di poter essere vestita, come vedete. Ecco, indosso un kimono, un abito tradizionale giapponese, e dopodiché le domande delle varie persone del pubblico mi hanno emozionata, perché c'è grande curiosità, vedo, dei fiorentini, ma c'è anche grande intelligenza riguardo a una cultura che capisco sia molto lontana, ma è molto vicina allo stesso tempo. Spero che il festival entri un po' nel cuore dei fiorentini affinché il prossimo anno si possa riniziare da capo con un Go Japan Film Festival seconda edizione.